Ciao a tutti poracci e bentornati sul mio canale. Oggi vi propongo un video un po' particolare. Andremo a vedere insieme tutti i giochi in uscita su Nintendo Switch per il mese di maggio, ma mentre passeremo in rassegna in ordine cronologico tutti i titoli, li inserirò anche all'interno di una mia personalissima tier list basata sul fattore hype. Sì, insomma, andremo a vedere quali giochi sono a mio avviso dei must buy e quali invece sono francamente evitabili. Mi raccomando, vi aspetto nei commenti per sapere se siete d'accordo con me o cambiereste qualche posizione all'interno della vostra hype list. Se l'idea vi piace, mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi neanche un listone. Partiamo da Lonely Mountains Downhill di Megagon Industries in uscita il 7 maggio. Non sono un amante degli sportivi, ma qui ci troviamo di fronte ad una simulazione arcade di discesa libera a bordo di una mountain bike. Per molti versi il titolo ricorda le meccaniche di Trials Fusion trasportate sulle tre dimensioni. Aspettatevi quindi un gioco tutt'altro che semplice incentrato sul trial and error. Nel tentativo di scendere illesi da uno dei 16 percorsi disponibili, abbraccerete il terreno più e più volte. Per fortuna c'è un comodo sistema di checkpoint che viene incontro al giocatore e gli permette di non dover riaffrontare i livelli da capo ad ogni fallimento. A me piacciono molto questi titoli arcade, che sono una via di mezzo tra un simulatore di fisica e un puzzle game, ma il costo di quasi 20 euro è veramente fuori scala, e quindi per me Lonely Mountains Downhill va nella parte bassa della tier list, tra i giochi da prendere solo scontati. Passiamo a Void Bastards, prodotto da Humble Bundle e in uscita anche lui il 7 maggio. Il gioco è un roguelike in prima persona ambientato nello spazio. Come da tradizione per il genere, l'obiettivo del giocatore è quello di attraversare dei livelli generati proceduralmente per ottenere materiali e potenziamenti per la propria nave spaziale. Ad ogni morte corrisponde un cambio di avatar, con tanto di nuove statistiche e perk, anche se non andremo a perdere nulla di quanto presente all'interno del nostro inventario. A differenziare Void Bastards dalla miriade di titoli indie che ricadono nella stessa macro categoria, c'è uno stile in cel shading azzeccatissimo e la palese ispirazione a mostri sacri delle avventure in prima persona come System Shock 2 e Bioshock. Non è un caso infatti che alcuni tra gli sviluppatori abbiano militato in precedenza tra le fila di Irrational Games. Se siete amanti del genere abbiamo sicuro un tier alto, ma purtroppo questo non è il mio caso e unito a un prezzo non di certo esiguo, si parla di 29,99 euro, purtroppo anche Void Bastards finisce nella mia casella dei C tier. Con Pong Quest, in uscita il 7 maggio, abbiamo forse la sorpresa del mese. L'operazione di Atari è un concept completamente fuori di testa. Io pensavo si trattasse semplicemente di una rivisitazione di un pilastro dei videogame, e invece Pong Quest è molto di più. Il gioco è infatti un ibrido tra un action adventure con visuali dall'alto, come gli Zelda 2D per intenderci, e il gameplay di Pong. Il risultato è una sorta di RPG completamente fuori di testa. All'esplorazione classica di dungeon si affiancheranno le sezioni di combattimento che assumeranno la forma di un incontro di Pong. A rendere tutto ancora più stratificato e complesso c'è un sistema di inventario che permette di utilizzare gli oggetti durante i combattimenti, incrementando enormemente la varietà di situazioni in cui ci troveremo. Ibridi di questo tipo mi fanno impazzire, ed è per questo che nonostante il prezzo non proprio contenuto di 14,99 euro, Pong Quest si piazza nella B tier, finendo tra i potenziali acquisti del mese. Il 12 maggio, grazie ad Aspyr, torna un grande classico del passato, Star Wars Episode 1 Racer. Il gioco di corse sviluppato in origine da LucasArts fu semplicemente un gioco epocale, forse la migliore produzione ad uscire fuori da quel mezzo disastro che fu Episodio 1, La minaccia fantasma. Se nel 1999 le corse sugli sgusci mozzavano il fiato per la loro resa grafica, oggi sicuramente l'impatto visivo è fortemente ridimensionato. Purtroppo il titolo sembra una semplice conversione dell'originale, senza alcuna miglioria grafica. E dico sembra perché Aspyr ha diffuso solo screenshot del porting, il che aumenta di parecchio il livello di sospetto ciofeca nei confronti di questa operazione. Al prezzo di 14,99 euro, Episode 1 Razer finisce, senza pensarci due volte, sul fondo della classifica. Continuano le riproposizioni di grandi classici, questa volta con Oddworld Munch Odyssey, previsto per il 14 maggio. Uscito originariamente su Xbox, Munch Odyssey rappresentava la prima escursione nelle tre dimensioni per la saga di Oddworld. Il gioco non è niente male e la meccanica che permette di alternare tra i due protagonisti, Abe e Munch, è forse tra gli elementi più riusciti di game design, ma il titolo non è invecchiato nel migliore dei modi.
Se proprio avete voglia di provare un'avventura in 3D ambientata nello strano mondo dei Mudokon, beh, allora valutate l'acquisto di Stranger's Wrath. Il gioco è in sconto fino al 28 maggio a 19,99 contro il suo prezzo di listino di 29,99. Per me al momento è un C-tier, aspettando un'offerta ancora più vantaggiosa. TT Isle of Man Ride on the Edge 2, in uscita il 14 maggio, vince il premio per gioco motociclistico col titolo più lungo di sempre. Non me ne vogliano gli appassionati, ma i giochi di corse non sono certamente il mio ambito di riferimento, tanto più quelli su due ruote. Se non altro, è interessante il fatto che il gioco sia basato sulla licenza di un'unica gara, la Sniffel Mountain Course, competizione di oltre 60 km che si tiene ogni anno alla fine del periodo primaverile. Questo però non è abbastanza per invogliarmi all'acquisto di un gioco al prezzo di un full retail, 50€, e quindi per me è bottom tier, decisamente no. Annunciato con una campagna Kickstarter a sorpresa, The Wonderful 101 Remastered arriverà su Nintendo Switch il 22 maggio. Sono felicissimo di questo porting, perché non solo ci troviamo di fronte alla quintessenza dell'hack and slash made in Platinum Games, ma inoltre slegare l'IP dalla sfortunatissima Wii U potrebbe significare nella rinascita del brand e magari nella messa in lavorazione di un seguito. Se siete amanti delle produzioni firmate da Hideki Kamiya, non rimarrete delusi neanche da Wonderful 101, un vero concentrato di stile sia nel combat system sia nell'art style, che ricorda tantissimo Beautiful Joe. Per me un acquisto quasi obbligato, anche se lo giocai all'epoca su Wii U. Minecraft Dungeons, previsto per il 26 maggio, segna l'approdo del famosissimo brand nel reame dei dungeon crawler. Probabilmente, se siete amanti del genere o appassionati di Minecraft, questo titolo è un sogno che diventa realtà. Io, non essendo un grandissimo estimatore di nessuno dei due, non trovo nessuna caratteristica vincente che mi spinga ad un acquisto compulsivo, anche se ci sono tutte le caratteristiche che è lecito aspettarsi da un prodotto del genere, e le anteprime della stampa sono molto entusiaste. Al prezzo di 19,99 per me è un altro no, in attesa di trovare lo sconto adeguato. Se vi siete sempre voluti avvicinare a Splatoon 2, ma vi siete fermati di fronte alla barriera del prezzo, beh, allora vi basterà aspettare il 27 maggio, data di uscita di Ninjala. Il titolo, sviluppato da Gung Ho Interactive, è a tutti gli effetti un clone di Splatoon e non fa di nulla per nasconderlo. Quello che però gli dona un netto vantaggio rispetto alla produzione Nintendo è il suo essere un free-to-play, quindi scaricabile gratuitamente. Insomma, per me è da provare senza pensarci su due volte, così a cuor leggero, per vedere se la struttura di gioco e progressione sono valide e non eccessivamente intaccate da microtransazioni. Lo metto nella A-tier solo per una questione di tempo, che probabilmente non lo farà ricadere nelle mie priorità assolute. Il 29 maggio vedrà l'uscita di tre collection sulla carta molto interessanti: la Borderlands Legendary Collection, la XCOM 2 Collection e la Bioshock The Collection. Si tratta di pacchetti incredibili per chi vuole avvicinarsi a queste saghe per la prima volta o anche semplicemente rigiocarsele in versioni rimasterizzate e in portabilità. Personalmente sono curiosissimo di provare un grande classico come XCOM 2, così come di rivisitare per l'ennesima volta Rapture e Columbia, mentre le dinamiche da looter shooter di Borderlands non mi attirano più di tanto. Peccato però che c'è un piccolissimo problema. Le tre collection saranno vendute a prezzo pieno, il che è veramente incredibile se pensiamo non solo al fatto che si tratta di versioni rimasterizzate presenti sul mercato già da diverso tempo, ma anche e soprattutto al loro costo sulle altre piattaforme. Per quanto apprezzi l'iniziativa di 2K Games, per me è un no assoluto. Metto nel dubbio solamente XCOM 2, un po' per interesse e un po' perché, a differenza degli altri due, non ho trovato informazioni concrete sul suo prezzo. C-tier nella speranza di non rimanere deluso. E per finire chiudiamo col botto: il 29 maggio uscirà la Definitive Edition di Xenoblade Chronicles. Il JRPG di Monolith Soft è una pietra miliare del genere, uscita da noi occidentali nel lontano 2011 su Nintendo Wii. Non solo quindi è un gioco che va riscoperto a tutti i costi, ma questa versione presenta nette migliorie grafiche e numerosi accorgimenti nel gameplay, come nella gestione dell'inventario, tanto da giustificare l'acquisto anche se si è goduto delle avventure di Shulk in passato. Inoltre sarà presente un epilogo aggiuntivo, giocabile sin dall'inizio se non si ha voglia di ripercorrere tutta la quest principale, dalla durata di circa 100 ore, che legherà tematicamente il titolo al suo sequel, uscito qualche anno fa sempre su Switch. Insomma, un capolavoro in un'edizione imperdibile. Per me è S-tier e rappresenta uno dei giochi più importanti dell'anno, non solo del mese di maggio, sulla console ibrida.
Quindi poracci, che ne pensate di questo mese su Switch? Siete soddisfatti e vi ritrovate d'accordo con la mia hype tier list? Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, vi aspetto. Prima di salutarci, mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale se siete nuovi. Io sono il Poro Michele, Hype List, ciao!